eroi, ci vediamo dopo. 2009. Buon anno a tutti. Feliz Navidad. Ma chi l'avrebbe detto che mamma Vanessa mia sarebbe arrivata al 2000? Perché no, sì, dico viva. Dai, anche no, 2000, così, iniziamo tranquillamente. Così come in si forma. Ah, veramente? No, dico, no, adesso tutti i soldi sì sono lì solo per... Ha mandato sua sorella. No, non... Allora, vi spiego subito cosa succederà. Ci hanno chiesto, colpa vostra, perché come il fatto grande successo del 2008... Infatti vi ringraziamo ha fatto di questo. ...che ci chiedessero di fare questi 4 speciali. Sì. 4 speciali faremo a gennaio, più 11 puntate che abbiamo fatto, più 3, meglio dire, che sono andati in onda, fa... Ah, devo contarlo. Scusami, no, per... Allora, aspetta, 4. Qua, devo contare, no, che ha un terrore negli occhi. Interrogo! No, 4 più 11 più 3... Fai allora, 18, mi... 18. 18, va bene, ma no, vieni! Ma chi sei? Scusa, pensavi che non vabbè sapessi fare le sommazioni, non ho capito. È la Vanessa che ricordo, finalmente. No, no, ci sono le sottrazioni, le moltiplicazioni, ci saranno pure le sommazioni, come dice giustamente la nostra spagnola catalana. Io voglio intanto ringraziare questi in sala. Voi sapete, siamo registrati pochi giorni prima. Oggi è, lo diciamo, dai, è mercoledì, va in onda mercoledì, venerdì. Quindi per giorni, quelli che ci vedono è venerdì, per questi qua è mercoledì. Ma quanta neve c'è? Ma quanta neve c'è? Quanta neve c'è? Non so se venerdì ci sarà ancora, mi auguro di no, un po' meno. Ma insomma, qui a Milano è una Quanti cosa... Quanti sono stati i giorni anche un po'... Come avete fatto venerdì qua? Immagino. Con lo snowboard, vedo la gente... Vabbè. Anzi, posso dire una cosa? Sì. Ho visto... Hai fatto un pupazzo di neve qui al parcheggio, è molto carino. Come fai a sapere che l'ho fatto io? Perché ho visto dove hai messo la carota. Ah, è vero. Poi ti conoscerò. No, dove lo... Adesso dici dove lo... Lascia fare. Una volta si può fare. Che vuol dire una volta? Posso... Fai tutto. No, fai dai, tutto. Dai, no, solo una cosa. Non mi hai detto niente del regalo di Natale che ti ho fatto. No, no, ti volevo dire un'altra... Mi sono dimenticata, Claudio, scusami. Mi sono dimenticata. Cosa? Di ritirarlo? Di ringraziarti. Vabbè, lo fare faccio... non è una no, roba... No, perché così mi hai imbarazzato un po'. Però era buonissimo, te lo giuro, era molto buono. Come buono? Era un presepe con le statuette. Te le sei magnate? Ma non era di marzapane? Di gesso, era di gesso! Vanessa! Ma dai! Di gesso anche un po' scadente. Preso di seconda mano in una volta. Ma veramente, no, vabbè, guarda, vabbè. Troppo forte. E dal marzapane alla, alla Piadina. Romagna. Alla Romagna. Alla Piadina. Dal la marzapane. Cioè, marzapane Romagna cosa c'entra? Ci sta. Anche il marzapane lo mangiano in Romagna. Va perché bene, non lo mangiano. Il nostro comico romagnolo Giuseppe Giacobassi! Buonasera. Buon anno. Grazie, grazie. No. Basta, non si fa così. Allora, vi ho dato il buon anno perché io è ancora fresco il ricordo del mio ultimo dell'anno. Immagino avrete fatto le feste anche voi. Io quest'anno ho esagerato, devo dire la verità. Sono andato a fare la mia serata dell'ultimo dell'anno alla House of People di Pasciogata. Non è una discoteca. House of People, casa del popolo, l'arci. Beh, una bella sala illuminata, poco, perché siamo un po' in crisi. Siamo arrivati là io e mia moglie, organizzata da mia zia la festa. Ho avuto paura quando siamo arrivati perché mi è venuto incontro mia zia, 130 kg, imbudelata, in un abito di lamè lustrini, con delle calze di nylon da 130 denari che ogni volta che sfregava l'interno cosci facevi fiammetti proprio da... Davvero, aveva il boa distrusso, gli ha dato fuoco al terzo pascio, bruciato. Quindi già abbiamo cominciato bene. Poi dopo un pranzo che ha ridotto quelli che erano lì come delle balene spiaggiate, siamo arrivati verso il clou. Alle 11, inizio del grande conto alla rovescia. Un'ora prima, sì. C'era capitato anche... C'è un motivo, c'era capitato anche a voi quando fate le feste l'ultimo dell'anno che uno si alza... Meno 10, 9, 8! Al 4 si alza un altro che fa... no! Ma sei avanti, L'anno scorso ci sono dati dei pugni in bocca fino alle 4 e non abbiamo neanche stappato. Allora, quest'anno ho cominciato alle 11, così dopo un'ora la gente... buona la prima. Brindisi, poi dovevamo dare fuoco al vecchione, come si usa. Sai, si brucia il pupazzo di cartapesta, ma quest'anno avevano avuto una bella idea.
avevano detto prendiamo uno, fare una cosa diversa, gli mettiamo una bella tuta d'amianto, gli tiriamo due scicchiate di cherosene, gli diamo fuoco, lui fa una corsa sull'argine del fiume che è lì dietro, poi a un certo punto si butta nel fiume e si spegne. Era bella l'idea. L'idea era bella. Però io l'amianto me lo sono sempre immaginato argento. Quella era una tuta effettivamente, però era blu con scritto Magneti Marelli di dietro. La prima scicchiata di cherosene sembrava una spugna buttata nell'acqua. Una 50 metri accesa una sigaretta, la stella cometa. È partito urlando, era sull'asino, buttati nel fiume! Si è buttato, la più grande vampata degli ultimi 30 anni. Si è buttato nella cisterna, olio, recuperi, benzina, esausto del distributore. Ah, si è accorto che ha fatto una brutta figura, eh? Non si è più visto per tutta la sera. Perché la vergogna quando ti prende... Poi dopo, chiaramente, dopo un episodio così, però nella tradizione romagnola ci sono i fuochi artificiali, il grande spettacolo pirotecnico. 25.000 euro di fuochi artificiali. Pioveva, che faceva paura, ho detto io, guarda che secondo me si bagnano. Mia zia mi ha detto, guarda che li facciamo dentro. Ho detto, scusa zia, il soffitto... No, no, io... Gliel'ho detto, guarda, dico, guarda che il soffitto è bacino, fa, oh imbecille, li facciamo mica per l'alta, per la lunga li facciamo. Cioè, le arci sono fatte tutte a scatola, no? E c'è il finestrone in fondo. Detto, disponiamo la gente un po' in qua, un po' in là, fanno... c'era la batteria dei Katyusha già pronta, apriamo il finestrone in fondo e tutti vedono i fuochi, solo che... Cioè, vicino al finestrone si mette il pensionato. Che gli dà fastidio il fumo, vai a dire di spostarsi. Eh no, sono arrivato prima, li voglio vedere bene. I primi tre li hanno visti benissimo. Si era aperta una breccia come Porta Pia. È stato un spettacolo meraviglioso, davvero, eh. E questo ricordo è stato bello, perché i fuochi li hanno fatti partire anche prima. Perché mia zia, passando di dietro, i primi due fiammetti li ha dati lei. E allora è bello, è un bel ricordo e quest'altro anno spero che la facciano, la faranno in un'altra casa del popolo, anche perché quella di quest'anno non c'è più. Grazie. Giuseppe Giacomatti! Che piacere rivederti! Hai inaugurato ufficialmente il 2009! Grazie mille! E ora, Claudino? E ora? Ora? Ah, non abbiamo specificato bene che ci saranno tante novità, insomma, novità, alcune molto vecchie. Questa è una di quelle. Sì, cioè, uno storico di Zelig che conosci torna. Da tanti anni. Però sì. Nell'edizione scorsa non c'è non stato, c'era. Perché ha altre cose da fare. Lui è un mago. Che tu ami tanto i no, maghi. No, non amo tanto i maghi, ma lui è una cosa speciale. Lui è speciale. Lui forse sta per entrare Mister Forest! Volo, volo! Ma come cacchio? Devo... Allora, lei è un Mister Forest! A che punto? Non gira! Era lì ferma! Mamma mia! Ah, no. Ci vedete? Scusi, volevo dire che questo fumo è cancerogeno, ve lo dico. Non dire così, dai. Grazie a me. Ragazzi, buonasera. Non ve l'aspettavate questo arrivo così pindarico? No. Così no, pindarico, è un volo. Sarebbe stato... Allora, sai perché? Ma detto, arrivo dall'alto, mi ha detto. Sì, sai perché? Perché avevo dei punti mille miglia con la vecchia all'Italia. No? Ho detto, sicuramente li perderò. Invece sono stati così gentili che mi hanno dato un volo privato. Ma che carini. Sto arrivando così da Malpensa. Complimenti. Il fiatone che... Sappiate, tutti quelli che hanno... Me lo conservo. No, mi può servire ancora, capito? Ha spaccato tutto. Mamma salutiamo all'Italia in tutti i sensi. Sì, salutiamo. Addio. Come va? Arrivederci.
Ma quanto tempo è che non ci vediamo? Vestiti, intendo. Un sacco di tempo. Ma come sei fortunato a lavorare con una ragazza così bella e sexy. Sembra una di quelle fotografie che ci clicchi sopra e parte il filmato. È una di quelle. E non vi dico grazie, che è filmato. Bene, allora, devo ringraziarvi per darmi questa opportunità di tornare a fare il mago. No, perché io nasco mago. Lui nasce mago. Sì, poi nasco... la gente sa che... Lì... Poi la sera è già per hobby, lavoro con i gialappi, però io nasco mago. Solo che ultimamente la gente mi ha etichettato. No, sai, in Italia, quando ti affibbiano una etichetta, scrollarsela è impossibile. Perché etichetta hanno affibbiato? Non dico la vostra, perché ci sono i bambini. Ascolta. A me mi hanno affibbiato l'etichetta di Playboy. Ah, sì? E macchina da sesso. È difficile pensa... scrollarsela. Ma lei pensa sempre a queste cose? No, cioè non penso a queste cose. Infatti stasera farò una grande magia, capito? Per sfatare questa leggenda che mi vuole fissato col sesso. Bene, niente sesso, magia. Niente sesso. Bene, di cosa facciamo? No, ho bisogno, allora, innanzitutto, di una ragazza ubriaca disponibile e di un materasso ad arca. Tra le prime 100 ubriache... Non è il caso. Vabbè, ne faccio un altro. Allora ne faccio un altro, guarda, faccio questo bellissimo gioco con le carte. Ah, basta, carte, abbiamo già Raul, basta. Scusa. Vabbè, allora ne faccio un altro. Ne faccio uno di trasmissione del pensiero. Sì. Va bene? Ah, trasmissione del pensiero. Cari amici, questa sera, gentile colto pubblico, io metterò in collegamento... Colto, hai detto colto? Colto pubblico. Sembra ben lungo. Lo so, ma è una frase che sto... Colto è lungo. Arrivederci. No, no, via qua, è venuto. Allora, io metterò in collegamento i loro cervelli telepaticamente e io in mezzo qua farò da trans, capito? No, da trans non nel senso che ti è più familiare, no. Ma nel senso di medium, farò il medium. Vabbè, allora, innanzitutto per questo gioco Claudio Bisio... Lui fa medium, io small, e io? Manca large. Extra large. Scusa, è peggiorato, sta peggiorando alla... Tu mi bilanci delle... L'anzianità. Bene, allora... Lui per questo gioco non deve vederci. Allora, io ho pensato di spruzzargli negli occhi questo spray al peperoncino, negli occhi. Questo è lo spray che le donne anziane tengono nella borsetta. Ah, sì, che se arriva il malintenzionato glielo spruzzano e quello scappa. Però ho scoperto che a lui gliel'hanno spruzzato così tante volte che ormai ha suo effetto e ci vedrebbe comunque. Quindi lo venderemo in maniera tradizionale. Ah, okay. Una venda qualsiasi. Poi vedi che lo vendo. Grazie. No, ho capito. Potresti prestarmi il tuo perizoma? Ma che lo vendo? Le voglio bene, ma no, non c'è un'altra così. In modo tradizionale. Esatto, scusate. Lei sempre comunque, anche no, prima, sempre no, sono così lì, artista che confondo la vita privata con il palco. Scusami tanto. Bene, allora lo venderemo con una benda più tradizionale, che è questa. Quindi Claudio, adesso io ti dovrò bendare. Eccolo qua. Claudio viene bendato, così non vedrà assolutamente. Bene, attenzione, dovresti... No, questo qua devi abbassare, non fare il furbo, così. Bene. Abbassa la testa un attimo, stai un attimo così. Scusi un attimo che... Tanto non ci vede, va bene, no? Per il mago, va il look è importante. Wow! Claudio! Lui non ci vede, Claudio non vede. Non vede. Facciamo la prova, quanti sono questi? Tre. Vabbè, è culo, Può capitare. No, beh, faccio un'altra cosa, guarda. No. Visto, non vede. No, 5. Meno male. No, per così. La benda serve... 7. Sì. 11. Allora, un attimo. Cinquina. Non ridete, potrebbe essere vostro figlio, va bene? Oh, beh, scusate. Allora, lui non ci vede, la benda serve non solo a non farlo vedere, ma anche a tenere uniti quei pochi neuroni che gli sono rimasti. Bene, adesso consegno a Bisio anche questo gong con la mano nella mano sinistra e questo, vediamo se lo riconosci. Cos'è? Cos'è? Scusa. Anche che lui schifoso che sei. Ma che schifoso! Anche lui confonde la vita privata col palco, il palco con la vita privata. Bene. Questo è un battente per... Ma era più morbido prima. Claudio! Signora, per cortesia, non rida. Guarda che qualche millennio fa tutti eravamo così, capito? Stai fermo. E ora che bisogna fare? Stai fermo e non pensare a niente. Quindi per te non cambia nulla. La vita non è. Consegno invece alla Vanessa una lavagnetta. Ecco, su questa lavagna, ecco qua, questa è una lavagna, visto? È una lavagna. Sì. Dovresti con questo gesso scrivere un numero. Anzi, no, scusa, per evitare che la gente pensi che siamo da... Un attimo, Due! Claudio. Un attimo. Giusto. Scusate, purtroppo e quindi... lui e il suo cervello, pur vivendo nello stesso corpo, non si sono mai incontrati.
Non penso perché dovrei farlo stasera. Dai, dovresti far scrivere a una persona del pubblico un numero su questa lavagnetta. Ah, okay. Uno! Quindi... Minchia, non ne posso più! Ma così? Sì, una persona. Posso chiedere? Questo giovanotto. Grazie. Ci mettiamo così. Ma dai, così. Quel numero che vuole, un numero che... Allora, di solito faccio scrivere un logaritmo o un'equazione di terzo grado, ma visto la faccia, direi un numero da 1 a 10, va bene? Grazie. Da 1 a 10, quello che vuole, scrivo bello ampio, così tutti... No, vale anche lo zero? Bene, il gessetto è mio, bravo. Ecco, un attimo, Claudio, bene. Fallo vedere a tutti quanti, Visto? Anche lassù, fino a Como, ecco qua. Lo vedete? Anche tu, guardalo bene e pensalo intensamente. Mago, sì? Lo faccio vedere anch'io? Claudi! Scusate, ragazzi, è in calore il periodo, inizio gennaio. Bene. Inizio gennaio, oh, sì. Oh. Ma non applaudite! Calmo! Beh, esperimento, allora, questo non è così, Così, va bene. No, ma ce l'avevo così. Beh, allora, guarda, devo fare? Pensa il numero intensamente. Io. Come solo tu sai fare, hai capito? E adesso Claudio batterà sul gong tante volte, tante quante. No. Quanto? Ma l'italiano è una lingua di merda. No, sono d'accordo. Allora. Cioè, batterà tutto questo. Cioè, c'è un numero, lo batterà le volte. Uguale a questo. Okay. Brava, tante grazie. Quante. Posso ringraziarti in qualche maniera? No. Allora, attenzione, io vado a trasferire. Ho capito perché mi ha bendato. Un attimo, attenzione. Cosa devo fare? Vai! Alleluia, alleluia, non mi alleluia, alleluia, scusi, no, scusate, ho capito cosa può essere, ci deve essere qualche interferenza con Radio Maria, è vero, si prende pure qua, dappertutto, quindi poi con sto tempo, la neve, i neuroni fanno anche fatica a mettersi in moto, quindi devo usare un po' di scambio di energia come si deve, scusi un attimo. Ci vogliono i cavi, dunque, scusi un attimo, le dispiace se... No, mi dispiace, sì, scusi, Perché? Perché sto allattando, no, mi dispiace, no. Uno solo? No. No, vabbè, allora lo mettiamo qua, nel décolleté, perché ci vuole un punto, qua c'è una... Scusate, è un'operazione, ecco qua, beh, allora, questo due! Qua... Un attimo, che sta facendo una cosa molto importante. E questo qua invece che c'è un'otturazione, lo mettiamo... No, quello fa male, non lo metto. Allora, nero, lo mettiamo con rosso, così. Bene, e poi questo qua invece bisogna attaccarlo in un punto dove lui emana energie esagerate che... un attimo. Ecco qua. Beh, e questo qua invece, per favore, sto lavorando. Ma io vengo al vostro lavoro a disturbare. L'ho capito, ma è normale. Allora, polo positivo. Tutto bene, Claudio? Sì. Polo positivo e polo negativo. No, non s'azzardi. Come no, maschile, femminile, yin, yang. Yin-yang, va bene. Mamma mia, come la fa difficile. Va bene, allora lo metto... Sembra che ce l'ha solo lei, sembra. No, mettiamo, allora, dobbiamo, non ho capito niente. Dovremmo essere a posto. Beh, adesso lui batterà tante volte, tante quante. Quanto è il numero? Claudio, senti un po' di energia che ti arriva. Ma che energia? Mi sta piacendo, devo dire. E a te? Devo dire che... Non dica niente. Vai, tante volte, tante quante. Vai. Bravissimo! Ma non vale, non applaudo! Bravissimo! Ma non vale così! Ma come non vale? Thank you! Thank you! Bene, ecco qua! Mr. Forest! Le sue carte! Vado! Dove va? Vado perché devo andare... Ci abbandona! Non ho capito quasi niente, fresco. Ma sentivo la gente ridere. Ma perché non hai visto niente? Adesso scusate, ma se è fatto tardi, devo andare a firmare in questura. Ah. Per quella vecchia storia. Vale. Vecchia storia, tra l'altro, per la quale non ho mai fatto il vostro nome. Bucca cucita. Mi invitate ancora? Sì, ancora, lo vedremo. Andrei, a presto. Ciao, Michele. Ciao, Mago. Torni presto. Portati via. E ora, vai, io te raccolgo, tu parla. E ora, mentre Claudio raccoglie un romano, lo conoscete, l'avete visto in quasi tutte le puntate, possiamo dire. Il nostro monologhista per eccellenza da Roma, Enrico Brignano!
Heil! Amici! Italiani, popolo di eroi, di artisti, di poeti, di navigatori, eccoli qua! Non solo navigatori trasmigratori, palazzinari abusivi, politici bustarellari infami, figli di 'ndrocchia ma pur sempre figli di questa Italia che ha per simbolo il tricolore e un inno che ogni buon patriota dovrebbe sapere a menadito. Ma noi il nostro inno lo sappiamo a menadito? Insomma, e questo perché? Perché quando fu scritto nel 1847, chi compose quest'inno lo fece in maniera arcana, con parole auliche, difficili, incomprensibili tante volte. E questo lo si vede subito. E questo fu composto dal giovane Goffredo Mameli, che a soli 20 anni, in un giorno solo, compose un inno per una nazione. In un giorno solo. Mameli, ma chi sei, Mogol? Ma prenditi il tuo tempo, no? Non, che ne so, canticchiala a qualcuno prima, fallo sentire a una ragazza, portala a una festa, ricantalo più volte sotto la doccia. Poi, poveraccio, dopo 2 anni Goffredo Mameli morì. Mo sarà stato il destino, sarà stata la critica dell'epoca, fatto sta che trapassò. Se io potessi tornare in quel tempo, nel 1847, io a Goffredo, io glielo direi direttamente. Io direi, direi Goffredo, vieni qua. Cosa c'è? Goffredo, Carlo. Siedete, perché vai sempre de prescia? Dove vai con sta prescia? Ma io da fare devo siediti, che cosa hai scritto? L'inno per un... Perché lo fai così complicato? Fai un inno più semplice, no? Lo vedi che è incomprensibile, lo capisci da solo, no? Ma io ho fretta, ma hai tutto il tempo, no? C'hai ancora 2 anni, ma chi te cura dietro? Goffredo, Goffreduccio, credi a me. Non è per cattiveria. Io ho il doppio dell'età tua, senti a me. Scrivi parole più semplici. Guarda, vende di più, diretta a me. Tipo, scrivi, oh, no, per carità, non ti Goffredo, non ti voglio insegnare niente, tu sei un patriota, per carità. Però, ascolta, tipo, se tu inizi, no? Fai l'orchestra e poi inizi. Parole semplici, tipo, lasciatemi cantare. Col pianoforte in mano, no, pianoforte un po', con la chitarra, ecco, lasciatemi cantare con la chitarra in mano, per dire, no, poi dopo te lo cambi, fai come ti pare, lasciatemi cantare una canzone piano piano, poi c'è l'orchestra e la musica potrebbe essere lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero, nzà, cioè l'orchestra finisce e vendi un sacco di dischi, capito? Niente, niente da fare. Goffredo Mameli, capoccione preso da impeto mazziniano, niente, Callo Callo ha fatto il suo inno, il giorno dopo l'ha portato a musicare da tale Michele Novaro. Conoscete? No, perché era sconosciuto all'epoca, è rimasto sconosciuto anche adesso, tant'è vero è morto povero. Sarà il destino? Ma vorrà dire qualche cosa, no? Metteteci la testa quando fate un inno. Beh, costui si è messo subito al cembalo, preso da impeto patriottico, e in una notte pure lui, anzi un par d'ore, a stomaco vuoto, ha composto una marcetta che ha reso più difficile il canto di questo inno. E noi ce ne accorgiamo quando, che ne so, la nostra nazionale di calcio entra in campo e tutti tesi, i calciatori tutti sudati, e noi a dire da casa, ah, vedi, sentono la gara, hanno paura dell'avversario, non sanno l'inno, quello è. Infatti alcuni addirittura, anziché mettere la mano sul petto, che fa molto patriottico, ce l'hanno sulla faccia per nascondersi nel caso sbaglino magari qualche parola, e quelli che ce l'hanno sul petto comunque ogni tanto gli danno una sbirciatina perché ce l'hanno scritto sulla mano. Parabam, parabash, inizia l'inno. Parabam, parabam, pam, 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 pam.
E sulla prima strofa, la sappiamo tutti. Fratelli d'Italia, l'Italia si addesta, eh? L'Italia si addesta, l'Italia si è svegliata, e l'elmo di Scipio, eh? E l'elmo di Scipio. Chi è Scipio? Con chi giocava? No, l'elmo di Scipio non giocava con nessuno. Scipio, Scipio è lo scorciativo di Scipione, Publio Cornelio Scipione, detto anche l'africano, perché vinse contro i cosi, vinse con quelli che davano le carte, i cartaginesi. E quanto vinse? Non lo so, 2-0 a tavolino, ma andiamo avanti. E l'elmo di Scipio si è cinta la testa, eh? Se cinta la testa, chi è incinta? Nessuno è incinta. Se l'è messo in testa, dov'è la vittoria? Eh? Dov'è la vittoria? Non lo so, ancora dobbiamo giocare. È un modo di dire, no? Dov'è la vittoria? Ma Melica, le porga la chioma, le porga la chioma. A chi do porge la chioma? Non lo so. E dunque, i cartaginesi no, perché hanno perso a carte. A Scipione no, perché era africano, e allora a Novaro, non lo so, ma Meli ha scritto così, le porga la chioma, che schiava di Roma, Iddio la creò. Beh, su sta frase, da Viterbo in su, non la canta nessuno, specialmente... specialmente a Ponte di Legno, dove ci sono delle persone vestite di verde, non solo non cantano che schiava, attappano le orecchie ai ragazzini, andate a dormire subito, a letto, cioè, fanno le linguacce, sputano sul televisore e bestemmiano nella loro lingua. Che schiava di Roma, Iddio la creò, stringiamoci a coorte, eh? Stringiamoci a coorte. Non ho capito. Stringiamoci. E la O? De che? Stringiamoci. No, senza O. Non è un errore d'ortografia. È proprio un fatto poetico. Se no non ritorna alla rima. Stringiamoci. E la O? Senza O. Ma Meli se l'è persa. Stringiamoci a coorte. Eh? A coorte. Con due O. Ecco onde era andata a finire la O di prima. Stringiamoci a coorte. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti... Ma chi? Noi. No, noi no, io no, io c'ho da fare, io stasera c'ho un appuntamento con una, casomai domani mi chiami, fai una telefonata, ma oggi no. No, oggi o niente. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì! E inizia la partita. Mo, siccome qualche ben pensante... di Ponte di Legno ha capito, ha immaginato che quest'inno comunque era difficile, arcano, ha detto adesso un giorno si sono alzati e dice adesso lo cambiamo, e pensorno di cambiarlo con un altro inno, meglio una canzone, un'aria del Nabucco, il Vappensiero, proprio tratto dal Nabucco del maestro Verdi, il quale ha fatto una musica straordinaria, ma le parole non le ha fatte lui, le ha fatte fare, non si è voluto prendere la responsabilità. E le ha fatte fare a un librettista, sconosciuto pure lui, che si chiamava Temistocle Solera. Temistocle, de nome, che uno già da sto nome doveva capire l'antifona. E invece costui ha fatto un'aria che è tipo questa. Va pensiero sulla lidorata te. Va, ti posa sui clivi, sui colli,
ove olezzano tepide molli, laure dolci del suolo natal. Ah, Solera, e questa è l'alternativa. Allora se teniamo l'inno dei Mameli, scusa, Enrico Brignano! Alla grande, anche il 2009 sta andando alla grande. Allora andiamo un personaggio che piace molto ai bambini. Lo dico subito. È vero. A proposito dei bambini, tuo figlio, un po' che non ti chiedo, sta bene? Sì. Cresce? Sì, sì. Che fa? Mangia, dorme, mangia, dorme. Chissà da chi ha preso. Vabbè. Ma io perché poi gli do... Vabbè. Farà anche le sommazioni. Fra un po' vedrai. Dai. A proposito di sommazioni, un grande filosofo che, secondo me, fa anche le sommazioni, lui è... Giancarlo Calabrugovic! Sul cavalletto? Sì, è sul cavalletto perché... E adesso come fa? Te lo regga? Se me lo può tenere lei, grazie. Ha tutto il tempo. Sì. Ti dona, devo dire. Va. Senta. Buonasera. Buonasera, Calabrugovic. Le faccio una domanda difficile. Sì, il 2009 è iniziato in modo difficile. Crisi della Italia, la neve, il freddo. Lei cosa consiglia al popolo italiano per affrontare questo difficile 2009? Pino dei Palazzi, un balordo delle case popolari. È un tipo, Mimmo, sigarette. Oh, Morris, siga. Mizzegò, per festeggiare degnamente il Capodanno, sì, siamo andati tutti a casa di Mimmo e Mimma. Mimmo e Mimma. Sì, si conoscono, sono... Sì, sono sposati. Ah, Mimmo ha sposato Mimma. Sì, sì, ci siamo vestiti eleganti. Ah. Io e Morris abbiamo indossato i vestiti del lavoro del papà di Morris. Ah. Sì, tanto lui a Capodanno non lavora, perché tanto i becchini a Capodanno non lavorano, quindi... No, poi invece Vito ha indossato il suo bellissimo maglione con il collo alla Dolce Vita. Ah, bello. Sì, sì, soltanto che Vito c'ha il collo talmente corto, no, che quando indossa il maglione si vedono solo i sopracciglioni. Sì, poi in più ha fatto anche un buco qui sul Dolce Vita per fumare le sigarette. Ma dai, Vito è incassato. Simpatico, quindi... Vito, eh? Sì, è simpatico. Infatti è passato lui a prendermi con la sua automobile delle grandi occasioni. Okay. Una Fiat 131 Abarth elaborata. Ah, elaborata. Sì. Quante marce ha? Andiamo alla 5 o 6. Diciamo. Sì. Soltanto che Mimmo e Mimma abitano in una zona talmente malfamata che a un certo punto il navigatore, la voce del navigatore fa: tra 300 metri io scendo e torno a casa a piedi. A piedi. Con la proprio nuovo il navigatore. Sì, sì. È Tom il navigatore. Mi sega, parcheggiamo la macchina, arriviamo lì al portone, al posto del citofono c'era un buco con una scritta sopra: gridare forte. Sai cos'è? Ripigliati, non lo so. E tu hai gridato forte, immagino. Abbiamo gridato, sì. Mimmo! Mimmo! E lui è... Aprite, tanto il cancello è già aperto. Vabbè. Mi sega, aprite, tanto il cancello è già aperto. Sì, spingete. No, va bene. Niente. A un certo punto abbiamo accatastato tutta la roba vecchia sul balcone, no? Ah. Perché come tradizione si lancia la roba vecchia dal balcone, così. Infatti verso le 11:20 abbiamo lanciato giù dall'ottavo piano la lavatrice di Mimmo. Sì, abbiamo lanciato la lavatrice. Mi sega, soltanto che Mimmo si è dimenticato di svuotare il cestello, no? E alla fin fine c'era tutto il quartiere dei palazzi, cioè c'era tutta roba in giro, le canottiere di Mimmo, i mutandoni di sua nonna. Sì, infatti sua nonna si è incavolata. Beh, ci credo. Disgraziati, i miei mutandi, porca miseria! Io sono una donna vecchia! Sì, a questo punto io e Morris ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto: ah, è vecchia? Allora lanciamo giù. No, ma sì, che cavolo! Ma non ride! Dai, come?
Franca. Non doveva dirlo, si è fregata con le sue mani. Bello. Mizzega. Poi, vabbè, a un certo punto il clou della serata... Sì, il clubs della serata sono stati naturalmente a mezzanotte i fuochi di artificio, no? Di artificio. Com'è? Di artificio. Com'è il fischio? A risucchiare? Sì, è a risucchio. Mi zega, scendo il cortile e parto con la mia base missilistica, no? A un certo punto, ripeto, si merita una però, cosa che è difficile. Non voglio vedere su YouTube subito. Anch'io. È la batteria, quindi. A un certo punto abbiamo deciso di colpire alcuni obiettivi sensibili nel cielo, così, no? Allora, tipo, non so, diversi oggetti non identificati, non so. Allora, Morris mi dava le coordinate dal balcone, io lanciavo i missili, no? K725 obiettivo mancato purtroppo, vai sul K233 obiettivo colpito Pino, mi sa che a un certo punto sono caduti dei brandelli di slitta, dei pezzi di renna, una giacca rossa. No, mi sa che era Babbo Natale. No, povero Babbo Natale. Obiettivo colpito, mi sa che è... Niente, a un certo punto dovrei riprendere la scopa. Riprendo la scopa perché io a Babbo Natale gli faccio: oh, Babbo Natale, a fare le penne con la scopa della Befana davanti a Santa Claus, e Santa Claus muto. Giancarlo Calabrumovic è la tua nuova, ciao scopa. Giancarlo, arriva. Grazie. Bentornato Gianca. Grazie. Buon anno. Buon anno, Giancarlo Calabrumovic. Bene. E ora un po' di musica? Un misto di novità, di cose già viste, già risapute. Adesso una novità invece, infatti. Una totale novità per il nostro Zelli, che è un debutto. Poi noi facciamo gli spiritosi, siamo belli rilassati. Ti vedo bella pacciarotta, in senso bello. Anche io ti vedo bella. Perché devi aggiungere quella parola? Pacciarotta è simpatica. Ma loro sono emozionatissimi perché per loro è un debutto vero, quindi trattateli come se fossero... La prima, cioè come se fossero a casa loro, no? Ecco. Sono a casa loro. E sono a casa loro, difatti loro, lui in particolare viene da Roma, suona la chitarra, lui è... Max Paiella! Buonasera! Novità assoluta! Buonasera! Che meraviglia! Ciao Max! Ciao, buonasera! Niente, io ho portato una canzone, ho scritto una canzone per il mercato discografico americano. Sì. Che prende un po' dalla tradizione romana e un po' dalla tradizione americana. Quindi sì. Ho preso un pochettino di Elvis Presley e un po' di Claudio Villa. Un pezzettino di Michael Bublé e un po' di Lando Fiorini. Quindi? Per creare così Lando Bublé! È un bel miscuglio! Sì! Lando Bublé! Non ho capito niente, ma... Nemmeno io! I begin. Incomincio. Let's make a largo debt for some annoying this giovanotti of Rumabella. We are young boys painted cupanella. And all the girls are falling in love for a little chicken Prego. Excuse me. Prego. Emozione. What catch a frog, yeah? What catch a porta? If lost in wine, oh, c'è messo water. And they eat the mo, and they eat famo. You put the water and te pagamo, but because we heard it. Max. That one. Può andare? Yeah, I love it. We are that once that here is Ponemio in coro. He's better wine of Lee Castelli, just like this dirty society. We like all the chicken about your leg line because it sends a spine and just don't like her back. Society of a maniacone.
Society of a Juventus. We like a holy to drink a magnare, but we don't like to love. Hostess, let's bring it us another little bit of tavernello. Just because, se lo bevenio, and after all, here exponemo. And beh, what about? And when the wine and beh arrive to go to bed, from the corrupt to bed, makes up the so bad. To make it short, much more breve, my dear host, porta me da bebe, du bebe, du bebe, du bebe, du bebe, du bebe. Oh, 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 my darling. Madonnina, that is shining far away, all in golden piccolina. Are you dominate my love? Under you, saliva, la vida. Never stay, coi manima. No, no. I'm in all lontan de Napoli. I die. But Milan, Leongrand. Mila! Alleluia! Bagliava Max! Grande novità del 2009! L'anno bublé! Thank you! Thank you! Thank you so much! Iuhu! 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 Bello, caloroso! So che avete capito che siamo ancora ben vivi! Adesso abbiamo... Scusi, non tutti sanno che lui, l'ho scoperto da pochi minuti, si chiama, lo sapevate? Johnny Groove, tutti insieme a tre. No, anch'io Johnny ho Groove! Anch'io ho scoperto da poco. Oh, come è andato il Capodanno? Bene, bene, a grande, oh. A me è dato spettacolo. Scusa se non sono venuto qua al giro, sta farlo, fratello. Sono andato in vacanza sulla neve con One Night. E dove siete stati? Sulla neve con One Night. Ho capito, ma per la certezza dove siete stati? Sulla neve con One Night. Ho capito. Sono due che te lo dico. Ma te Capodanno ti ha fatto male. Mi scuso, ho sbagliato domanda. Notte di Capodanno. Sì. In discoteca. Certo. Quanto lo voglio tutta la sera, al momento giusto. Prendo una bottiglia, salto su un cubo. 10, 9, 8. No, perché mi confondo andare indietro. Ha ragione, non è facile. Non è facile. No, non ridete di lui. Andare all'incontrario non è facile. Allora, ho fatto. Dai, ci puoi riuscire. 10, 9. Uno! Lui, modello! Oh, modello! Allora, a un certo punto, la vocalist dalla console, davanti a tutti, mi fa, oh, proprio così mi fa, oh, la finisce o no? Sono ancora le 11. Ma che hai presa? Tu hai presa. Allora, torno in albergo, metto la sveglia bello presto. A che ora? Alle 4 del pomeriggio. Vabbè, certo, bello presto. Piripiripi, ah, piripiripi, ah, piripiripi, ah, piripiripi, ah. La sveglia Revolution. Cioè? Suona ogni volta che inizia il DJ time. Precisa. Allora, prendo il telefono,
chiamo la Pierre della reception. La Pierre della reception. E gli faccio... Prima cosa che tu fai. Fratella, Pierre, volevo sapere, si può ancora fare la colazione? E lei... Per me puoi farla quando vuoi, ma questa è la questura di Torino. Perché è preciso, è presa! Prima o poi ti prendono al tema, là. Così, Alba, dato che c'era un sacco di neve, sono subito uscito. A sciare. O fammi la lampada. Fa la lampada. Neve chiama lampada. Così tutto bello abbronzato. Sono andato dalla cassiera della seggiovia, Moena. Moana sarà stata. No, no, Alba, c'era scritto anche sul vetro. Saluti da Moena. Ti stimo, fratello, ciao Moena, grande. No, ma si usa, è un modo per identificare le località sciistiche. Saluti da... Boh, oh, comunque, Moena mi ha fatto il biglietto. Moena gli ha fatto. Le piaceva, Moena. Come hai fatto a capirlo? Ho fatto con un biglietto 8 giri di seggiovia, fratello. Non sei mai sceso? Perché si può scendere? Ma sei un grande, fratello, sei numero uno! Le sa tutte, Alba! Sei un grande, Alba! Si può... grande! Allora, ho preso anche la funivia. Prima, però, mi sono messi i guanti, il burro di cacao. Di cacao, sai. Perché? Il cacao, si dice burro di cacao, non so perché. Sì, adesso, sì, il burro di cacao. Se era di cacao sapeva di cioccolato, fratello. Allora adesso c'è il burro di vaniglia, il burro di nocciola, il burro di stracciatella e tutto il cuore gelato, ma te sei fuori, fratello. Mi scuso, forse il Capodanno mi ha dato un po' la testa. Vabbè, ti stimo, fratello, non ti preoccupare. Vabbè. Allora, ero in cima alla pista. Col burro di cacao. Col burro di cacao, che spaccava. Le labbra. Mi metto i guanti, mi allaccio il giubbotto, mi metto gli occhiali, racchette, posizione. No! Ho lasciato di scena al bergo! E siamo noi! E siamo noi! E siamo noi! E siamo noi! E fare! E siamo noi! Johnny Gruba! Johnny! Eva! E invece lui è Giovanni Verria! E anche Giovanni Verni ha detto la sua nel 2009. Adesso invece abbiamo un automobilista. Non vi do fiato, non vi diamo respiro questa sera. Via uno dietro l'altro. Un automobilista in stato nero ogni tanto. Uno che... Lui è il nostro Joele Dix! Io sono un automobilista ed essendo un automobilista sono sempre costantemente incazzato come una bestia. Però in questo momento, come succede spesso dopo Capodanno, mi sento anche un po' malinconico perché è un tempo di riflessioni, un altro anno è passato, è tempo di bilanci. Quali sono le cose che contano? Quanto valgono veramente? Così apro quattro ruote e scopro che dal primo gennaio la mia macchina vale 2.500 euro di meno. Come dire, felice anno nuovo, cazzo. E tutti a dirmi, vai così, è arrivato il momento di comprarti la macchina nuova, ma neanche per sogno. Non ci voglio entrare nell'inferno dell'acquisto della macchina nuova. Intanto perché non riesci mai a capire fino all'ultimo quanto ti costerà. Che tu vedi scritto dappertutto un prezzo, mettiamo 18.600 euro, che pensi, minchia, per questo catorcio, 18.600 euro. Vabbè, poi fai i tuoi conti, ti presenti e scopri che quello non era il prezzo. Il prezzo era a partire da 18.600 euro, cioè in pratica, a parte la scocca,
e l'albero motore, il resto lo devi pagare a parte. Allora vai lì, il venditore ti dice, l'ABS non lo vogliamo mettere, il climatizzatore non lo vogliamo mettere, gli airbag laterali non li vogliamo mettere, no, io non li metterei, mi sembrano anche troppi sti cazzo di airbag, sono pieno di palloni in macchina. Se casomai toccandosi i maroni dovessero aprirsi un giorno, secondo me decollo come una mongolfiera. Ma i cerchi in lega non li vogliamo mettere, i poggiatesta non li vogliamo mettere, i sedili posteriori, il volante, la leva del cambio non li vogliamo. Allora intanto sti vogliamo mettere tutto al plurale, qui l'unico che mette i soldi sono io. E allora sai che facciamo? Anzi, che faccio? Ti metto le mani addosso. Sai da quando? A partire da adesso. E tutti a dirmi, beh, ma allora se non vuoi arrabbiarti, prenditi un bel usato sicuro. Sì, che lì quello che è sicuro è che l'hanno usato. Però non sai come l'hanno usato e chi l'ha usato, anche se a sentire il venditore sono tutti degli affari. Quando ti accompagna nel piazzale, ti fa vedere le macchine, non c'è mai una macchina normale di uno normale che l'ha comprata, l'ha usata un po', poi l'ha venduta. No, sono tutte delle storie, delle vicende. Dice, guardi, questo è un affare, è di un marito che l'ha presa per la moglie, ma lei non l'ha mai usata. Perché? Perché non le piaceva il colore. Pure questa è un affare, l'ha presa un ingegnere, non l'ha neanche ritirata, perché è andato in Groenlandia a farsi ibernare. Cazzo, ma tutti a me mi capitano. Ma quella che non manca mai da anni, cioè questo è un affare, era di un pensionato che la lasciava sempre nel box. No, io davvero vorrei avere l'indirizzo di questo tipo. Vorrei andare a trovarlo, tanto è un pensionato, avrà tempo di riceverlo. Mi siedo davanti a lui e con cortesia gli dico, senta, io è anni che sento parlare di lei. Ma se era per tenerla nel box, ma che cazzo l'ha comprata a fare? Grazie. Gioele Dix. E anche Gioele è tornato. Grazie. È tornato. Grazie Gioele. Grazie. Stai qua, stai qua. Guarda, qui ci sono speciali, ci si può anche chiacchierare addosso. No, commentavo adesso con gli autori la tua bella capacità di essere riuscito a fare a livello monotematico 2 anni di roba sempre ad altissimo livello. Come fai? Ci sono ancora cose da raccontare sull'automobile? Ce le racconterai. Siamo alla brutta. Ancora, stiamo raschiando il barile. Grazie, grazie. Ciao Gioele. Ciao Gioele, grazie. Grazie. Beh, posso autocommentare che questo 2009 è cominciato bene, eh? In tutti i sensi. Come va? Tutto bene? 2009. Senti, volevo chiederti, l'ha detto Calabrugovic, ma è vero questa cosa che avete, questa usanza che in Italia buttate a mezzanotte le cose vecchie, sì, fuori dalla finestra? Si usa, no? Roba vecchia. E tu che ci fai qui, scusami? Dai, lo sai che ti voglio bene. Sto che applauso, no, ma no, io non scherzetto! No,
dai, scherzi a parte, il primo bacio che hai dato dopo mezzanotte, a chi è stato? Mia moglie, ovviamente. Ah. Il tuo primo orso che l'hai dato? A un potechino! Scherzo, davvero. Comunque, adesso abbiamo un'altra novità di quest'anno. È un gruppo che si occupa di giochi. Tu hai giocato a Natale? A tombola ho giocato. Però non ho vinto mai, quindi non mi piace. Sì, lei si mangia i fagioli, io l'ho visto come gioco. Penso sia pistacchio. Sono simili. Loro sono, non vi dico cosa fanno. Sorpresa. Fanno un grande gioco collettivo. Sono i Senso Doppio! Insert coin, please. The Senso Doppio Video Game Production presents Super Mario Bros. Selection Player. Seleziona Mario o Luigi. Mario o Luigi. Mario, hai scelto Mario. Devi farne di strada, Mario, se vuoi scoprire com'è fatta la principessa. Ma prima scopriamo insieme cosa si nasconde qui dentro. C'è un funghetto! Stai attento alle allucinazioni! Guarda bene, Mario! Non è un'allucinazione! È tua madre! Mario, smetti di giocare e vai a lavorare! Pris un punto, pris due punti, pris tre punti, pris quattro punti, pris cinque punti di sutura sulla testa di Mario. Sei davanti a una pozza d'acqua, tuffati! Nuota, Mario, nuota bene però, nuota a rana. Farfalla, stile, io, dorso. Tartaruga, Mario! La bella tartaruga nel mare va perché... Stai attento, non è una tartaruga marina! È ninja! Altra prova per te! Supera i suoi ostacoli! Dai ancora, Mario! Dai, Mario! L'abbiamo provata tante volte, è così facile! Sei giunto al livello bonus. Sei invulnerabile, Mario. Occhio ai nemici. Pensi che ne sia valsa davvero la pena? Anch'io me le sarei mangiate, Mario! Mario wins! Il Senso Doppio! Altro debutto di Zelig! Ben arrivati! Scusate! Allora, posso... me l'hanno detto... scusate, è vietato fare fotografie, ve l'hanno detto. No, potete... No. Signori, abbiamo una donna. Sì. Anche lei che è stata una colonna portante di Zelig. Senza volerlo, stiamo facendo una specie di sunto degli ultimi 10 anni. Comunque, quest'anno non c'è stata, ma torna qui nel 2009. Vuoi dirlo tu? Sì. Anzi, mettiamoci qui che stanno per mettere una sedia. L'hanno già messa, cazzo. Ora capisci quando io porto la gonna e mi inciampo. Andiamo, lei è... Sconsolata! Thank you.
Grazie, avete sopravvissuto alle feste. The disaster, proprio. Io mi avvolgo nella facoltà di non rispondere. Chissà perché a Natale in ogni famiglia si apre un vaso di Pandoro, proprio. Escono fuori tutte le tragedie, guarda, proprio. Poi uno si fa capace, si fa santo Natale, fa un pranzo, gioca a tombola, si abboffa, si addormenta, rigioca, sopporta la zia cagacazzo, è uscito...